Salve a tutti, mi chiamo Costantino Ladisa, ci siamo già visti in occasione di un'altra demo per questo fantastico strumento della CAI. Ci rivediamo per questa nuova dimostrazione perché la CAI ha pensato bene, secondo me, visto anche il grande successo dell'altro strumento, del 4000S, di farne una versione USB. La differenza tra il 4000S, che è la versione diciamo più estesa, rispetto a questa USB, ci sono parecchie differenze, ne cito qualcuna. Il prezzo, indicativamente la prima cosa che mi viene in mente, perché ovviamente il 4000S, avendo più uscite audio, uscite MIDI, ingressi MIDI, avendo dei suoni interni, ovviamente ha un prezzo superiore rispetto alla versione USB. La versione invece che dimostriamo proprio oggi non ha tante ottave come aveva l'altro, ce n'è di meno, cioè 4 ottave sempre comandate col pollice. Poi non ha dei suoni interni, però viene fornito insieme ad un programma, lo chiameremo VST Instrument, per quelli addetti ai lavori sanno di che cosa stiamo parlando. Questo programma viene installato nel computer insieme sia PC che Mac, ovviamente insieme a tutti i driver della CAI, e con quel sistema, ovvero con questo strumento aperto, abbiamo poi una serie di suoni che vanno dai synth a suoni d'archi, suoni di ottoni, anche alcuni glockenspiel, vibrafoni, eccetera eccetera. Questa demo che vorrei fare oggi è più pensata per lo studio, cioè l'altra era più pensata per un genere funk in cui veniva suonati i bassi, i fiati, gli archi, eccetera. Avvalendomi solo ed esclusivamente dei suoni di Garritan Aria, che è praticamente il CD di suoni, il DVD di suoni pensato da Garritan e che viene dato in bundle, come si dice in gergo. In bundle vuol dire che arriva insieme alle USB. Con questi suoni io vorrei creare qualcosa di carattere però più, tra virgolette, sinfonico, riferito a, non so, mi viene in mente a delle tematiche western. Potrebbe essere interessante richiamare alcuni temi, alcune caratteristiche di grandi temi che hanno fatto la storia delle colonne sonore western. E per fare questa cosa ovviamente mi devo avvalere di un sequencer per computer. Cercherò anche di doppiarli, di spiegare come ho impostato questa registrazione, come vorrei impostare questa registrazione, e provare a creare qualcosa che poi possa essere utilizzato per delle demo, per pubblicità, per film, per telefilm e non solo, perché ovviamente poi a seconda dell'utilizzo che tutti noi possiamo farne, ci possono essere anche delle applicazioni dal vivo, ovviamente con un portatile, con una interfaccia audio di un certo livello. Ovviamente non va bene la scheda audio del singolo PC portatile, perché poi lì ci subentrano dei problemi di latenza, cioè dei problemi in cui il suono emesso arriva in ritardo alla comunicazione al computer.